Aiuto, aiuto! Mi vuole fare mangiare bio! Io! Cucinare con te mi diverte perché è una formula strana. Due cuori e una cappa. Due cuori e una cappa. Due cuori e una cappa. E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Non c'è bisogno che l'aiutate, non lo voglio fare mangiare bio, io lo voglio fare mangiare bene, bene. Ma... e lui si dimena come un pesce nella rete, cerca di fuoriuscire dalle maglie di questa buona volontà che mi sta attanagliando in questo periodo. Non mi convincono molto questi prodotti bio, sinceramente. Parleremo anche di questo durante il video. A voi convince il bio? Siete convinti che comprare bio significa comprare buono? E adesso, nello scandagliare i nostri ultimi acquisti e la nostra ultima spesuccia, che è un compendio della spesa grossa, diciamo che non è questa la nostra spesa, non ci nutriremo solo di questo, anche di questo. Non troverete le verdure e non troverete la frutta, perché noi non compriamo né verdura né frutta bio, perché il nostro fruttivendolo è un fruttivendolo di fiducia. Ma poi andiamo a rubare anche nei cose, nei campi, la frutta, non abbiamo bisogno di comprarla. No, il nostro fruttivendolo è un fruttivendolo di grande fiducia, e quindi io so che le verdure e la frutta che mi propone non sono verdure trattate e maltrattate né di importazione, e quindi è tutta roba nostrana e mi va benissimo anche benissimo, che non sia bio. Benissimo. Cosa siamo venuti a fare qua? Siamo venuti a mostrare quello che abbiamo comprato tra ieri e l'altro ieri, quindi alcune cose le troverete aperte. Benissimo. Mi spiace. Certo, allora, chiaro. Cominciamo da ciò che non è bio ma che è buono, ed è questo latte di mandorla Granarolo. Allora, questo come si chiama? Granarolo. È 100% vegetale e lo prendo alla Lidl. Ha acqua, mandorle al 4% e zucchero all'interno, quindi non è uno di quei latte di mandorla senza zucchero. Se volete essere proprio bravi, non è troppo zuccherato, ecco. No, ma non è il latte di mandorla nostro siciliano super zuccherino, ha una percentuale minima di zucchero che lo rende amabile. Allora, sul benessere c'è una doppia corrente, io le rispetto entrambe perché secondo me sono giuste. C'è chi depura tutto il cibo dallo zucchero, e in questo periodo sto sentendo molte persone che sottolineano questo eliminare lo zucchero totalmente, lo zucchero aggiunto dai cibi. In generale sono d'accordo, perché noi già introiettiamo lo zucchero con i carboidrati, con la frutta, con le verdure, quindi siamo a posto. Però io credo che ogni tanto il corpo ha modi panacea e anche a mo' di coccola richieda dello zucchero. Se fate una certa attività fisica o se avete bisogno di una grande concentrazione, dovete fare sforzi mnemonici particolari, lo zucchero aiuta e quindi viene anche consumato dal corpo. Renditi conto. Non è un veleno, è un veleno se ne mettete, certo, troppo. Sta diventando se la vostra... un canale medico, di consigli medici. Non è un consiglio, io non sono affatto medico, non sono nutrizionista, però questo è fare capire che quello che vedrete non è depurato dallo zucchero. Bravo. È la scelta, però è una cosa ponderata. Bene. Non è una cosa casuale, cioè non ho preso questo dallo scaffale. Ottimo. Grazie Ombretta per il tuo collegamento. Io questo lo utilizzo principalmente per la colazione, e quindi a colazione lo zucchero mi va più bene. Invece di mettere quello nel caffè, metto questo, metto un goccio di caffè, perché mandorle e caffè, ragazzi, è la morte sua. Bene. E sono a posto. Grazie Ombretta, grazie. Ma saranno tutti i prodotti così? No, 3 minuti? Passami quello. Tieni. Anche l'altro. Tieni. Tra le golosità, per ovviare, io ho un marito goloso e un figlio piccolo, per ovviare alla Nutella io compro alternativamente due tipi di nocciolata. La nocciolata Asiago Rigoni senza latte, che è buonissima, è un po' più fondente come gusto, e la nocciolata crema cacao e nocciole con il latte. Sono due prodotti bio, costano sulle 4 euro a confezione, 4 e qualcosa. Certo, non sono economici,
amicissime, però sono buonissime, e il barattolo è carinissimo per fare dei DIY, e noi li faremo presto su Arte per Te. Compriamo il barattolo. Devo dire che sono molto buone, sì, e per la colazione o le merendine di Enzo li trovo molto affidabili. Bravissima, credo. Poi... per la merendina, no, per la colazione è qualche spuntino, lo spuntino del mattino quando sono a casa, perché io un paio di giorni a settimana ormai sono a casa, ma lavoro a casa. Faccio delle o gallette di riso o dei vasa con un velo di marmellata. Anche cosa qui, sono i vasa? Ora te li faccio vedere. Ah. Anche qui si ripropone lo stesso dilemma. Io uso marmellate barra confetture. Cosa compro? Una confettura senza zucchero, quindi senza zuccheri aggiunti, o una confettura con lo zucchero? Lui non si pone questi problemi, lui non mangia la confettura del non gusto che gli piace, io. Esatto, fai male. Io invece prendo confetture con anche con zucchero, tanto ne uso pochissime, molto spesso le utilizzo anche per dolcificare le bevande, tipo se prendo un tè insieme uso un cucchiaino anche di questa, anzi di questa, non di questa, di questa, perché uso il tè all'arancia, ora vedrete, e uso la marmellata di arance per dolcificarla. È la cosa che mi piace tantissimo, è che comunque sono aziende siciliane, quindi queste marmellate sono chilometro zero, hanno della frutta molto particolare, perché la nostra frutta siciliana, gelsineri e arance rosse di Sicilia, e anche se c'è lo zucchero sinceramente non mi interessa, perché in quel momento, in quel computo nutrizionale e calorico che è della mia dieta, sono calcolati. L'importante è non mangiarne un barattolo, per intenderci, questa l'ho aperta da 3 giorni ed è arrivata a questo punto, ma è come mangiare un boccone di Sicilia, perché veramente sì, il barattolo. Sì, tieni sempre. E queste le ho prese, se vi interessa, sono dell'azienda Agri Sicilia, hanno il 45% di frutta all'interno, e le ho comprate da Cristaldi. Sempre da Cristaldi, però nella sezione bio, ho comprato il miele bio di arancio ed il miele bio di carrubbo. Per il miele io passo decisamente al bio. Spiegagli il perché. Perché secondo lei tutto il miele viene dalla Cina, è quello là sintetico, quello... Io sono convinta che le api presenti nel pianeta non ce la facciano a coprire... gli scaffali di supermercato di miele che c'è. Quante api dovrebbero esserci per riempire tutti quei barattoli, ragazzi? Pensateci. Io pensateci penso questo bene. Da tantissimo tempo, e di recente un servizio in TV ha confermato che molti barattoli che si trovano negli scaffali, la cui composizione chimica quasi non si riconosce come differente dal miele naturale, in realtà è miele di sintesi. A me questa cosa terrorizza, proprio mi terrorizza. Va bene, bene. E allora compro il miele bio. E quindi compriamo 7 euro di miele. 7 euro, 9 euro di miele. E quindi compriamo 9 euro di miele. Guarda, converrebbe comprare l'arnia. Ti giuro, l'arnia costa 55 euro. È un miele buonissimo. Ha i fiori d'arancio, come vedete è già bello scavato, questo ce l'abbiamo da una settimanella, come dicono a Roma, e con le date di scadenza scritte a mano, ragazzi, voglio dirvi solo questo, i codici, tutto certificato, buonissimo, è prodotto proprio a Gravina di Catania. E per cambiare gusto, perché io prendo sempre il miele d'arancio, perché naturalmente quando compri un miele così costoso non ti arrischi a cambiare gusto, no? Perché insomma fa un po' paura sprecare magari 9 euro per un miele che non consumerai perché non ti piace. Vendono anche le mini size, queste costano 1,50 euro, 2 euro a seconda della tipologia, e danno la possibilità di provare i vari gusti. Questa al carrubbo per esempio a me piace tantissimo, e anche qui, come capite bene, carrubbo, arance, tutta roba nostra. Sempre da Cristaldi, ma le vendono anche nei negozi bio perché sono bio, ho comprato questi due tè organic bio. Sono un tè bianco all'arancia, molto leggero, molto 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 molto, ma la bustina molto è vuota, leggero in che senso? No, dico, siccome no, dice la molto bustina leggero. È piena, però non pensate che abbia un sapore ricco e corposo. No, assolutamente pensato. No, dovete arricchirlo necessariamente con mezza arancia spremuta, se no sa di acquetta spora.
sporca, mentre un po' più pieno è questo tè. No, questo cos'era? Tè bianco? Sì, tè bianco. Questo tè Assam alla vaniglia. Questo è molto intenso invece, perché appunto è un tè nero, quindi un tè molto ricco. Anche qui tutte le bevande Clipper, non so se le avete mai utilizzate, sono buonissime, nel senso che il retrogusto che lasciano in bocca, l'aroma è buono, però non sono delle bevande sfacciate, a differenza per esempio delle YoGT. Che io ma una trovo... bevanda sfacciata cosa ti dice? È tipo minacciosa, cosa fa? Arriva e fa, sono una bevanda sfacciata, sono buona. Io evito come la peste quelli che contengono fiori di ibisco, perché a me il carcadè non piace. Neanche ma molti a me fare carcadè. Però insomma, questo per esempio, se vi piacciono i tè più forti da sentire il tè, è meglio rispetto bene, a questo. Bene. Ma io preferisco questo. Per certo, che non è sfacciato né maleducato. Poi per le colazioni da bere con il latte di mandorla, ma anche da bere con il latte, ma anche da bere a solo con l'acqua, ma anche da sniffare in polvere, prendo spesso l'orzo. Questo non è bio, è solubile, è il Nestlé, chi se ne importa, è 56% orzo, 20% caffè solubile, segale, cicoria, cacao magro in polvere e aromi. Solo questo all'interno, è buonissimo. Non c'è neanche la soppressina? È buonissimo. Io non amo quello al cioccolato, non amo quello naturale, ma questo miscelato col caffè, ragazzi, è veramente buono. Con latte per i cappuccini è fenomenale. Brava. Poi tieni. Poi, altra cosa buona da avere nel carrello della spesa è lo yogurt greco. Io non amo il kefir, non amo nessun tipo di yogurt magro nostrano, quelli un po' più liquidi e molto aciduli. Questi invece, questo della Delta ce l'avevo in frigo perché l'ho preso alla Lidl, è quello che mi piace di meno. Io preferisco quello Faghe, che è il più buono di tutti secondo me, e lo prendo Faghe, sempre, mi raccomando, non sbagliate le 01 o anche intero. Anche quello mi piace aromatizzato, per esempio con un cucchiaino di marmellata, che è buonissimo, veramente una poesia. Tieni. Passiamo agli zuccheri. Allora, io da un bel po' di tempo uso lo zucchero di canna. Questo l'ho versato nella... vi faccio vedere la confezione, perché trovo che sia uno dei più buoni, però l'ho già versato nella zuccheriera. Per tutti gli amanti del genere. Questo è il Dulcita di Altro Mercato, bio, equo, solidale, zucchero di canna integrale d'agricoltura biologica dall'Ecuador. Delizioso, molto caramellato, molto aromatico. Me l'avete visto usare in tantissimi ciambelloni integrali che ho fatto su Arte per Te, zucchera ed è buonissimo. Brava. Ma per quei giorni magari in cui avete già mangiato la marmellatina, in cui avete già preso qualcosina di dolce e non volete ancora alzare il vostro indice glicemico, uno zucchero buonissimo a basso indice glicemico l'ho preso proprio ieri, è lo zucchero integrale di cocco. Ve lo faccio vedere, ragazzi, questo è un dolcetto. Cioè, se voi per esempio prendete uno yogurt magro e sopra gli spolverizzate un poco di questa polverina, è fenomenale. Si presenta così, no? Un po' massoso, è un po' come lo zucchero di canna, però fa ancora più massa ed è buonissimo. Non sa di cocco, sa sempre di questo caramellato croccherello. Buono, buono, buono. E come è proprio specificato, viene dalla palma di cocco, dal nettare del fiore raccolta a mano in coppette, nettare modellato in panetti e i panetti poi grattugiati all'interno della busta. Una poesia. Costa un bel po'. Vediamo se è una stranezza. No, no, è buono, già l'abbiamo mangiato. Già, l'abbiamo messo anche in un ciambellone. Sono mi piangeva il cuore, è venuto il ciambellone più costoso del mondo. Ah. Allora, una cosa su cui non transigo sono le uova. Le uova devono essere necessariamente bio, non allevate a terra, non in batteria,
fio, sia per quello che mangiano mammina e papino di questo, sia, anzi mammina, sia perché insomma l'uovo è veramente un già è un alimento molto controverso. Noi siamo onnivori, quindi li mangiamo, però è una fonte proteica eccellente se ben trattato. Questo video sta prendendo una piega strana. Per il piccolo Enzo e per il grande Gabriele ho preso la pastina. A noi piacciono tantissimo i capellini spezzati. Questa è biologica, terra del la terra è il cielo e la marca, 500 grammi, è un prodotto italiano bio ed ecosolidale, certificatissimo, buonissima, tiene bene la cottura, è buonissima fatta a stracciatella, molto presto vedrete la stracciatella, molto buona. Certo, mezzo chilo di pastina bio costa 2,50 euro, mezzo chilo di pastina normale costa 50 centesimi, questo è uno dei motivi per cui il bio ha Gabriele non piace. Penso che un poco le aziende, per carità, avranno i loro costi naturalmente, però ci si mangia troppo su queste cose. E questa naturalmente è integrale, di semola di grano duro integrale e biologico. Due cose che mangio da molto tempo, me le ha fatte conoscere un dietista qualche tempo fa, quando vi ricordate quando cambiai il dietologo, passai dall'uno all'altro, bene, lui mi dava queste paste, le paste di legumi, sono buonissime, io le adoro, le compro poco perché 250 grammi costano sui 3,50 euro e quindi mi sembra un'improperie, preferisco mangiarmi un piatto di lenticchie e un piatto di piselli, è la stessa identica cosa, però quando voglio mangiare quel po' più di pasta di quella che mi è concessa e non sentirmi in colpa, vado su una di queste, mi appaga l'occhio e anche il palato e sono a posto, sono ricche di proteine e buonissime, ricche di fibre. Fette biscottate che mangio solo io perché sono integrali, senza zucchero, senza niente, lisce come la paglia e soprattutto bio, le ho comprate ieri, era da un po' che non le compravo, sono le fette biscottate della Probios, me le ho comprate ieri perché me ne ha fatto ritornare voglia Melania, ho visto il video di Melania Made in Sud e per colpa sua e anche anzi per merito Melania suo, vieni a fare un contributo insomma, non è che per merito suo mi è venuta voglia di riprendere queste che conoscevo bene e mi piacciono, usate con la confettura dolce. Brava. E mi è venuta voglia anche di assaggiare una cosa di cui vorrei vi parlasse Gabriele. Questi, Melania parlava di questi biscotti Sweet Avena Cake, senza olio di palma, senza lievito di birra, senza latte, senza fonte di fibre, 5 mone porzioni, biscotti di avena bio al cocco. Hanno sciroppo di riso, olio di girasole e miele, non hanno zucchero. Che ne pensi? Me hanno fatto schifo. A lui non sono piaciuti per me. Me sembrava di mettermi in bocca un pezzo di coso, di compensato. A Melania piacciono tantissimo, vi faccio vedere anche come sono le monoporzioni. Tra sono il così. Crackers salato ma non salato e il biscotto al burro ma senza burro. A me, io concordo con Melania, sono buonissimi, inzuppati ci nel tè. Ci mancherebbe se non concordavi con me. No, e sono buoni, e sono di quei biscotti che al primo storci il muso, ma poi si fanno mangiare perché non sono stucchevoli, hanno un intensissimo odore di cocco che proprio li rende ghiotti e poi anche al palato rimane proprio buona, alla masticazione rimangono molto molto buoni. Certo, non aspettatevi i biscotti del Mulino Bianco, sono biscottini, 5 porzioni di 4 biscottini cada uno. Quanto sono costati? Che sono costati 4,30 euro e che non hanno un sapore di quelli che dite wow, ora mi sparo una confezione di biscotti. Ma no, ma uno dovrebbe sparare a chi li compra. Assolutamente, no, assolutamente, però io li trovo molto molto buoni, cioè se siete a dieta e le volete, volete mangiare qualcosa con un sapore anche un po' diverso ma che non vi faccia, non vi carichi troppo di zuccheri e di altra roba, provateli. Avvertenza, se siete a dieta non pensate di poter mangiare una monoporzione intera per spuntino, ma metà,
perché hanno un botto di calorie, perché sì, bio, sì, ingredienti buoni, ma state sempre anche attenti all'apporto calorico. Una monoporzione ne ha 259. Grazie Ombretta per il tuo collegamento. Bene, passiamo oltre. No, voglio dire quindi che 259 calorie è nella media di tutti gli spezzafame il doppio esatto di quello che dovrebbe uno consumare con una vita normale, senza che faccia fitness e sport portato ad alti livelli. Poi, altra cosa buonissima che mangio da quando sono uscite sono queste, le gallette di riso Venere e mais. Queste piacciono tantissimo anche a te e piacciono tantissimo a Enzo. Io sono felice perché molto spesso lui per la merenda si prende 3 di queste invece di mangiare porcherie senza niente, non le vuole neanche condite con marmellate, nutelle. Noi queste le mangiamo così, asciutte o come accompagnamento al secondo. Bravo. Molto molto buone. Quello che non conosceva Gabriele, i Vasa sono delle gallette di segale integrale buonissime. Oddio, buonissime è un parolone, sono buone, però queste per esempio necessitano dell'accompagnamento. Io asciutte così a mo' di crackers non riesco a mangiarle. Bisogna fare richiesta per l'accompagnamento? Ma con un velo di marmellatina sopra o sì, con un velo, col formaggio per esempio, quando ho la Philadelphia spalmata sopra. Bravissima! Sono fantastiche. Brava, brava. Altra cosa fighissima che mi ha fatto conoscere mia cugina, che non ha, non può mangiare glutei. Brava la cugina che non glutine. Una volta stavamo facendo un lavoro insieme e lei ha portato queste merendine e io guardavo schifata, faccio ma che mangi? E lei dice non fare quella faccia che sono buonissime, assaggia. Buonissime, senza zuccheri aggiunti, cioccolato fondente all'esterno. Dillo. Buoni senza. Sono buoni senza della serie, della cereal. E si presentano così. Ogni barretta ha 74 calorie, quindi fantastico. Ah, veramente, neanche a farlo. Sono piaciute anche a te, ti ricordi? No. Sì, sono quelle che gli hai mangiato tutte. Ah, vero? Allora sì, perché io ne ho preso uno, mia cugina ne ha preso uno e lui si è finito il pacchetto. Quindi lui interpreta il sano sempre a suo modo. Ma sono veramente buone. Invece ma delle deve barrette, sapere di qualcosa, non è che deve fare schifo. Consiglio, invece di barrette ai cereali tipo quelle Nestlé, questa è più buona. Brava! Più pagante perché ha il cioccolato e non fa male. Brava! Poi che sia anche senza glutei. Senza glutei e senza glutine. Sì, ormai noi diciamo senza glutei, scusate. Senza glutine, senza zuccheri aggiunti e senza lievito è un in più. Ma l'avrei preso comunque. Mm-hmm. Una cosa buonissima che io stritolo. No, ma veramente l'hai preso? Zuppe, no, ma io me ne devo andare da questo canale. Ma perché? Nelle zuppe è il pane Carasau integrale. Costava pochissimo, era in offerta. Ma quanto costava? Era pochissimo. 2 euro. Il pane Carasau costa ma con 2 euro di pane, tu sai quanto pane ci compri? Ma questo è buonissimo perché a me il pane Carasau piace un sacco già di per sé. Integrale non l'avevo mai visto. E questo è super croccante. Io lo sbriciolerò sulle vele. Veramente, ti dovrebbero chiudere i supermercati. È un foglio di Carasau, è enorme e quindi avrà anche un apporto calorico molto ridotto perché il foglio di Carasau è sottilissimo e sono contenta di questo acquisto. Eccoli. Sì, vabbè, lo sanno come il Carasau. Adesso. Ma non per il Carasau. Perché 4 euro questa cosa non ha no, senso. No, non è 4 Quante? Euro, 2 euro e 30 è costato. Gabriele invece ha agguantato questo. Ma perché erano in un'offerta? Lui prende, pensa ai primi piatti. Sono buone, della Ecor, penne rigate integrali e farfalline. Sono molto buone, io guarda, già cartellino provate del prezzo. Fai bene. Brava. Perenzino, mi piacciono un sacco. Abbiamo preso le patatine di ceci, quelle che abbiamo comprato anche da Tiger. Queste però sono bio, sono buone e adesso piacciono moltissimo. Quindi come sfizio, in alternativa alle classiche patatine, potete utilizzare un tipo di snack come questo. Hanno le stesse identiche calorie, però il contenuto è notevolmente differente. Perché vi dico che hanno le stesse calorie? Mangiatene perché? 5, 7, non di più, se no 5, 7. Sfasciate tutto. Dadi vegetali. So che il dado si può fare anche a casa, ma non ne ho voglia. Compro questi, sono molto buoni, del fior di loto. Compro quelli anche dell'alce nero, ma questi erano in offerta, quindi ho preferito prendere questi. Bravo.
Il dado classico è un ricettacolo di grassi e schifezze glutammati, quindi state attenti, comprate un dado buono. Per i miei snack ho ripreso la scuola, sì, sono ritornata tra i banchi, quindi al mattino sesamini al cocco, buonissimi, ogni confezione ha 133 calorie. Brava. Tre sesamini appagantissimi, questi al cocco sono buoni, ma ancora più buoni, e li ho provati stamattina, sono quelli al cioccolato. Qua ce ne sono soltanto due, no, sempre tre sono i cracker, i crackerini di sesamo, sono completamente ricoperti di cioccolato fondente. Della Rapunzel. Sono della Rapunzel e costavano 2 euro e qualcosa. Ciascuno. Siamo felici. Buonissimi. Bene, tutta ultima questa. Cosa. Ah, no, ancora c'è l'ultima cosa. Ultima cosa, i crackers integrali Venere. Anche questi piacciono a tutti noi. Ogni razione ha 82 calorie, quindi è un ottimo apporto calorico, molto controllato. Carboidrati 16 grammi, fibre 1 grammo, anche quasi 2 grammi di proteine. Insomma, è un buon prodotto che piace tantissimo a mio figlio. Sì, dai. Il video finisce qua, quindi ringraziamo Ombretta, ringraziamo tutte le aziende bio che ci hanno fatto spendere questi miliardi di euro. Quindi tu cosa ne pensi del bio, Gabriele? Bene, io cosa ne penso del bio? Ragazzi, se è fatto con coscienza dalle aziende, allora ben venga. Capisco i costi, capisco tutto quello che c'è dietro. Forse stanno cavalcando un pochettino questa ondata bio e quindi i prezzi lievitano ancora un Ma pochettino di più. Ma qui non era solo bio. Bene, bene. E tu invece cosa ne pensi, Ombretta? Io penso che viviamo tutti sotto questo cielo, quindi che il bio 100% non esiste da nessuna parte. Mm. Che i prezzi non sono giustificati, perché le aziende bio dovrebbero essere molto più facilitate. Dice, sì, hanno una produzione minore perché non mettono anticriptogamici e tutto il resto. Però, ragazzi, da che natura e natura le cose molte spese sono un po' contraddittorie, perché sei qua avvolta dalla spesa, ma non lo perché vedete. Non abbiamo alternativa. Non è che c'è l'alternativa, infatti ho detto che se mi fido del mio fruttivendolo vado a comprare dal mio fruttivendolo. Se il mio fruttivendolo vendesse le uova perché ha la gallinella in giardino, come per esempio fa la zia Franca, noi abbiamo una famosa zia Franca che ogni volta che andiamo in campagna ci dà le uova per Enzo, noi quelle le prendiamo più bene. Bene, quindi grazie a tutti per aver il partecipato a questo video. Il senso di questo video è farvi vedere una eterogeneità di prodotti buoni, su questi potete andare a colpo sicuro, su quelli dei sapori più incerti vi abbiamo detto entrambe le campane, e soprattutto farvi vedere che anche delle cose salubri si possono trovare tranquillamente al supermercato senza andare a cervellarsi in bio. Per altre cose invece il mercato bio è l'unico che dà alternative valide. Bravo. Bene, grazie. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio Melania per avermi fatto assaggiare questi. Lui. Io non ti ringrazio, Melania, quindi. Ma io sì, bene. Perché sono buonissimi. Fammi fare un saluto. Io invece ringrazio voi, amici di Due Cuori in Acappa, che rimanete sempre qui sintonizzati, malgrado lei dilapidi un patrimonio in tutte queste cose qua. Bene, vuoi dire qualcos'altro? Vuoi salutare qualcuno a casa? Certo, saluto tutti voi e noi ci rincontriamo sempre qui. Sulle vostre tavole. Ciao.